Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 19 e bentornati nella mappa Chamberg Valley. Oggi non sono da solo, in questo secondo episodio con me ci sta Mitica e RobbieMello81. Che? Aspetta Robby, che non si è sentito niente. Sono andato in saturazione, sono saturato. Vabbè, sì, ma è sempre così quando iniziamo. O io o lui, uno dei due lagga. Non so perché. Robby, io c'ho bisogno un attimo di. Di amore? No, di. Di. Di soldi, non ne abbiamo. Ah, a posto, vado, posso lavorare. Vabbè, allora dunque. Si va avanti ragazzi con l'erba, Robby Mel mi darà una mano a raccoglierla, la mettiamo da parte per eventuali, per le pecore future. E gavetti. Poi a Mitigaccio invece che gli famo fa una bella missione di aratura. Miti, ti invidio. Giuro che questa volta il rutto non te lo faccio per finta, eh. Allora dai, presta oggetto. Ok, tutto a posto, puoi andare. Dunque, ci vuole il cosino giusto. Voglio dire. Scusa, che campo hai preso a lavorare? Fammi capire. Non mi ricordo. A posto. Campo 3, compà, vai in negozio, c'è il macchinario che ti aspetta. Prendi la cornetta. Ma che sei scemo? Dal negozio fino al campo 3. me lo devi arare bene comunque, eh? Mamma mia, povero Miti. Ma tu sei pa... Io sto per fare alt F4, te lo dico, eh? Sì, ma intanto vai al negozio, dai. Sì, vedi qua sto coso enorme. Qua che è sto coso? Vabbè, almeno sai che non è aratura, cavolo, eh? Ma uno che me lo fa, compà? Qua me ne servono 18 di sti cose per caricarlo tutto. Ma no, non l'hai capito, compà. La missione paga 12.000. Quel coso lì costa 3.000 euro. Più il noleggio. Cioè, praticamente mi sa che di sta missione non ci si guadagna niente. Fattolo bastare, porca miseria. Che se no, ci rimetto di tasca io con quella missione. Allora, tu devi capire prima se io ci arrivo al campo 3. Tu non lo sai quanto sto distante. Che me frega, cacchi tua, vai, lavora. Ah, io chiedo il licenziamento adesso. Allora, no, aspetta. Però vedi, effettivamente. No, perché gli abbiamo preso la missione a Mitigaccio? Perché non c'è nient'altro da fare al momento. Però in realtà ci ho pensato mo che una cosa da fare c'era. Peccato, tardi, ormai gli diamo il lavoro più difficile. Mi sono ricordato che effettivamente... Ci abbiamo comunque il silo con la roba iniziale da vendere, ma vabbè, ormai la prossima è volta. È Verrone. Vabbè, che tanto ci abbiamo la season, quindi magari non è periodo di vendere, chi lo sa. Guarda, tra un po' mi sto per trasformare in bombolo. Tacci tua. Ma per me, guarda, ti puoi pure trasformare in bombola, così dopo del rutto fai un'altra cosa. No, ma io sto sbagliando strada. Sfiasi. Da qua sto allungando tantissimo. Sì, vabbè, ciao. Ma a te lo so che ti piace allungare. Ciao. Sennò... Ciao. Ciao Robby, ci vediamo a fine serie. Comunque, un'altra cosa la voglio fare, raga. Abbiamo due terreni ad erba. Io non so che ci devo fare con tutta st'erba. Quindi l'altro terreno lo vendiamo il 36, raga, troppi terreni ad erba. Ma alcuni modder sono fissati con questi terreni a erba. Evidentemente gli piace l'erba. Io non ho il giardino. Ma nel 31 che cacchio ci sta sopra? Nel 31 che c'era Miti nel 31? No, perché il dottore dice fatto 30, fai 31. Ma aspetta, il 31? No, sto cercando di capire in caso se posso comprare un altro terreno, ma... Aspetta, quali sono i terreni in fase di crescita? Pochi e niente. Il 40 non te dico... No, raga, per ora mi vendo il 36, non compro nient'altro...
Per ora no, la mappa di dove mi trovo. Mais Plus e Season Mod, proprio ci piace facce male, eh. Ma veramente? Roby, apri la mappa e vedi dove mi trovo. Aspetta, io vedo un miti vicino al campo 9. Devo arrivare al campo 3. Vai, compa, vai. Ci sei, io, ci sei, miti, ci sei. Ci sono, sì, tra sì, un po' sì, ci faccio pure. No, no, io penso che se conti fino a 5... Se tu conti fino a 5, se conti fino a 5, te ritrovi nel Kimpo. Che 5? Che quasi scende giù, aspetta. Compa, che dai, spinto, dai, che ci sei quasi. Dove vai? Io? Gli conti, ma, gli... ma qua sta una stradellina che si scende giù. Io te devi stare, capito? Capito, miti? Ma che caspita di strada è qua? Oddio, 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 oddio. Ciao, to, preso il 7, to. Ah, oh, compa, compa, comunque ho sbagliato terreno, devi andare al 49. Nick, io avevo sbagliato qualcosa. Dove... Compa, io vedo che mi sa che hai sbagliato proprio serie tuo, eh. 49, ma sei scemo due volte. Che è successo? Senti, allora, oh, campo 3, ho visto dalle cose, va, mannaggia la miseria. No, sei andato a guardare, disgraziato. Ma tu sai cosa volevo fare io? Ah? Io volevo farti arrivare al 49 e poi ti dicevo: no, no, compa, era giusto il 3. Beh, dico sì, sì, però non è che gioco da oggi a farming. Ya, 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 ya. Allora, qua è aperto il cancello. Dispieghiamo le vele. Ma che stai su un transatlantico? Tu non puoi capire, oh, quanto fa... è lungo sto coso, quanto è grande sto coso, Roby. Sì, ma fatti bastare la roba, sennò che ci guadagno io. Che basta bastare... che quel campo è grande quanto tutta casa. Aspetta un attimo. Fatti bastare dalla mamma. Ma dove la mettiamo prendere tutta st'erba, Roby? Ma io ci farei un'insalatina. Ma io quasi quasi ci faccio anche le balle. Qui dice Halma Faf Affeffiff ad Affeff. Sicuro così giovanotti sarà. Perché ci sono tutte le indicazioni in spagnolo qua. Io lo so quando sono. Ma difatti, io una cosa non ho capito. Ma sta mappa è ambientata in Spagna o da qualche altra parte? Teoricamente in Spagna, Niketo. Oh, perché io Niketo. Io difatti ci ho messo la geo spagnola. Dico, boh, se è tutto scritto in spagnolo sarà Spagna, boh. Spagnolo? Il flamenco? Quindi, sì, flamingo, Enghio, sì. Arriba, arriba, andale, andale. Chupa, chupa. Allora, Nick, io ho messo il primo carico. Il primo carico d'erba nel silone. Però te dico, non ci vuole niente a lavorare qua. È velocissimo questo macchinario. È strai veloce. Veloce vileta. Yeah. Compà, qua ho finito già il primo gallone di fertilizzante, compà. Compà, lo devi fare anche perché devi tornare indietro al negozio e pigliare l'altro. No, ma no, tu vieni qua con l'isdevelopment e me lo metti qua adesso, con la store delivery. Ma il gallone è un gallo grosso? Sì, quello là con la coda lunga, lunga, lunga. No, veramente, l'hai finito, compà? Tu devi bastare. Ah, compà, veramente, eh? Io lo fo, che non fo, non folo, anche quando fo, non folo, folo, fo. E rido, e piango, quando io trebbio il campo. Aspetta un attimo. C'è che la trio miseria che siamo, ragazzi, dovremmo baciati. Roby, veramente, un giorno faremo una live io e te in concerto. Sai, mamma mia, con la chitarrina, io e te. Io col catarrino, invece, è meglio. Mamma mia, io col kazoo. Mamma mia. Allora. Manu. È uno strumento, è uno strumento. No, 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 no. Aspetta. Che è stato, allora, compa, inizia a venire qua con lo store delivery e prendermi un cosino di quello. Non l'ho messa quella mod, non c'è. No, io mi rifiuto di giocare, basta. No, tu vuoi che devo tornare al negozio? Tu vuoi che devo tornare al negozio? Ah, se tu vuoi... lo fai, che io non conosco. C'ho 1000 litri di fertilizzante in farm, se vuoi. Ma io chiedo, ma mi sta per cucu? No, la ma hai finito? Hai finito lì, compa? L'hai finito? Non lo so, frasi, una stri. Quanto, aspetta, quanto te ne resta ancora di fertilizzante? 469. Beh, diciamo che... diciamo che attacchi al cavolo, va, torna indietro. No, compa, veramente. È povero, miti. È povero, okay. Oh, è povero. Che te devo dire io che devo lavorare qua con un trattore che non ce la fa?
Cioè, sto trattore non ce la potrà mai fare a fare le balle. Mi ti caccio su. Devi prima dispiegare l'attrezzo. Ma è giusto. Cioè, gli devi prendere l'attrezzo e gli devi spiegare quello che devi fare, capito? Ma è un altro coso mi mancava. Robby, finito? L'hai finito? Uno solo. No. Nicche, nicche. Mi sa che sto trattore non ce la fa, compà. Ma non gliela fa, no, porello. Lo stai a bruciare. È che stiamo a mare, metti la crema solare. Ridi. Oh, spingi. Mi ti caccio, vieni qua, spingi il trattore da dietro. Quello manca. Spinghi, signora. 100. Se... come Zanicchi, arrivo. Oh, dai, vedi che forse te c'è basta. Aspetta, devo trovare il punto dove devo spruzzare. Da lì, poco più avanti. Salvador? Vai, Salvador. Salvador Dalì, non l'avete capito? 23, 21, 20, 19, 18, 19, finito. Pup. Non è finita la missione e mo devi tornare indietro, compà. Aspetta, rimani lì, scendi dal veicolo, compaccio, lo so io come si finiscono le missioni. Resta lì. Devi mettere l'operaio. Bravo, ci metto l'operaio con acquista così, no? Fertilizzante. Ma devi andare poco più dietro, mi sa, o no? Che ne sa, io metto l'operaio e vediamo che fa. No, se lo dovrebbe comprare, se metti lo compra. No, perché lui è andato più avanti inutilmente. Chi? Tu. No, l'operaio, non io. Quando... Madonna, come ciuccia sto coso. Oh, a posto, finito. La vuoi un'altra missione? Questi cosi. Sì, mettimi una missione di trebbia, che così li prendiamo anche. Non c'è la aratura, terreno 1. No, dimentica aratura. Dimentica proprio, piuttosto vado a vendere i maiali. No, compa, le missioni... mi è chiuso nel coso. Vabbè, che te allora, ne fai? Allora, fa una cosa, vado a vendere un po' di cosi, già. Boh. No, non ci abbiamo trattori liberi. Mannaggia la miseria, mannaggia, frate. Prendi sta serie, cestinala. Compa, ma è il secondo episodio, devi avere pazienza. Quanto costa un 180-90? Non c'è. Non mi ricordo se l'ho messa quella mod. Non c'è. Sì. Effettivamente non era c'è. Buono quello. No, mi sono dimenticato di mettere... Me ne vado io. No, beh, vado qui. Mi sono dimenticato di mettere quel trattore là, mannaggia. Ma quindi le stai imballando? No, faccio l'erba normale, che deve imballare, questa non ne fa balle fasciate. No, dico, stai imballando l'erba. Sì, per darti una mano, no? Graziella. Tanto, vabbè, qual è il problema? Un po' sfusa, un po' imballata, è buona tutte e due, no? Io l'apprezzo molto, veramente molto, grazie. Tanto il fieno, vabbè, cioè se può fare la prossima volta il fieno, tanto sempre erba ci cresce qua, quindi. Ma io non ho giardino. E mo mi ti caccio che lo tengo fermo, è uno spreco di denaro che non lo pago. 7.000 euro. Ma perché non c'è... Il 180-90 con 30.000 euro, 40.000 euro te lo compri, mi sa. Ok, compa, devi un'altra missione, ma così hai qualcosa da fare, va. Ok. Allora. Sempre dal negozio, mi raccomando. Ti piglio i semi. Devi far seminare. Oh, quella c'è, volevi la coltivazione? Ti sei mangiato la banana. Sì, più piccola prendimi la seminatrice, da 2,5 metri me l'ha presa. Allora, compa, devi andare al campo. Ma sono questi semi a sacchetti qua? Quella è la monnezza, bisogna venderla, è roba nostra. Certo, facciamo pure gli spazzini. Compa, 495 litri contiene sta seminatrice. Allora devi fare un paio di viaggi, compa. Dov'è che ti trovi? Dov'è il negozio? Io non lo so. Cercalo, a 45 il negozio. Un paio di dozzine di viaggi. Ma cacchio è che sei, compa? Ma dove sei? A 45, lì. 45. Lì? Dov'è il campo? 22, compa, campo 22. Che sei scemo? No, però ma Nick, a fianco a voi! Sto piangendo, cavolo!
ragazzi, allora, allora, like, nei commenti, se non venite a seguirmi questo povero ragazzo che gli sta facendo fare un così, vi spezzo. Lo dovete seguire, proprio gli state dietro quando è fuori casa. Guarda là, quanta strada! E il bello è che poi devi tornare indietro pure, perché giustamente devi pigliare altri semi, capi? Stia calmo, Dimitri, stia calmo. Vabbè, non ti preoccupare, se ti mancano i semi basta che vieni in farm che non mi mancano. Ma lui li legge lo stesso? Certo, i semi su semi, cavolo. Ma no, compa, ma così grosso, come fai in quella strada? Era meglio se ti davano una seminatrice più piccola. Sì, certo, tanto non è che cambia. Ma come faccio ad arrivare là sopra? Io ho sbagliato strada. Io mi sento un attimo perso, eh. Come faccio a salire là sopra? Mannaggia il ciuccio di... Ma devi venire da noi, sul campo nostro, no? Forse no. Io devo venire da voi, devo tagliare da voi, devo girare da destra là. No, no, ma lui deve andare al campo 22. Ma io... Hai dei problemi, diciamolo. Senti, domani non ci sono io! Sono stato a fare... E mi si è incollato! Ha fatto la curva senza guardare... Dai, si è spiaccicato. Vabbè, mi sto sentendo te in questo momento. Capisco, allora. Si è spiaccicato contro il zio. Si sta spalmando come una crema di nocciole di cui non facciamo il nome. Mamma mi sono mia, sentito, mi sono sentito te in quel momento, Roby. Che ti sei sentito? Te. Ah. No, limone alla pesca. Oddio, ma hai anticipato la battuta. Vedi, perché giocavo a pallavolo. Ma sai che puoi parcheggiare, non c'è altro da raccogliere. Va bene. Boh, dove te pare. Cioè, ma qua ci sono sti recinti che hanno rotto già il cosino, eh. C'è... Ah, qua non si può uscire da nessuna parte, compà. Mitichino. Scusa, ma c'è... da questa strada, da dove si va? Ci sta una forca da qualche parte. Ci serve la forca e il carro. Il carro l'ho visto, ma la forca... quindi sto messo male, sì, perché non c'ho il cuscino. No, dovrei andare in negozio, ma queste sono cose da miticaccio. Ma non ce l'hai la shop delivery? No. Come quel tipo mancanza. Di frutto non è... Che caspita vuole questo? Che frutto vuole? Semi di soia. Semi di soia, sì. Dov'è il negozio? Oh my god. No, troppo lontano. Vabbè, basta che faccio il ripristina, ci arrivo su. Faccio il ripristina, ci arrivo in 2 secondi. Mica come mi dicaccio io. Ma il ripristina, che sta allo shop in farm? E che ne saccio io? Perché qui c'è una forca adesso, è apparsa davanti a me. Io sto per ammazzarlo, un ragazzo, eh. Cioè, capite che arriva a un certo punto e no, parte lo sclero. No, mi pare che è buono, vedi? Anzi, i semi me li porto a casa, che a me di caccio non gli servono. Coronate. Yeah. Voglio andare al mare, Miti. Oh, se tu vuoi sedere, qua c'è un sedile piccolino. Che carino, peccato che non c'è la mod. Come no, l'ho messa. Ah, l'hai messa? Oh, io e Nick stretti, Miti. Ci vostre, tutte e due. Tu lavora, no. Che io e Robby invece ci rilassiamo. Sì, guarda, adesso mi bevo un goccettino di acqua tonica. Allora, io devo andare a sinistra. Di traverso acqua tonica, calda, con le bollicine. Ah, devo andare a sinistra, credo. Schweppe. Ah, guarda qua, guarda. La Schweppe. Tela. Sta bene. Un bel pallettino lo mettiamo qua. Pallettina al giorno. Un miticaccio selvatico. Mi pare che devo prendere il carrellino. O l'hai preso tu il carrellino? Ah, tu l'hai preso il carrellino. Mentre due persone... Sì, sì, sto già... Ma chi è che sta di Rosario? Mi ricaccio perché è contento che gli diamo da lavorare.
La terra ha un valore. Quante un ne valore metti sulla di... cosina? Che ne so, se era autocaricante, tanti. No, no, me te metto dritto io. Così fai meno manovrocchie. Vedi, visto che mi ricaccio si lamento, io famo fare a Miti questo. Vado 60%, sto già. Ancora due strisce ho fatto. Vai, compa, che è un divertimento tutto tuo. Quanto siamo bravi, raga, senza autoload, oh. Vero? Senza compa, autoload, lascio... raga. A me di caccio gli lascio il PC acceso così può finire quel terreno stanotte. Certo, non è che gliene metti tanti su sto carrellino però, eh. Al massimo credo 2, 4, 6. Ah, dici, ci arriviamo? Vabbè, con la mia senza bravura, che... ehi. Senza cappottasse, dici? No, no, stai... insomma, te devo venire dietro. Ah, vieni... ok. Era per non fatte fare tante manovre, ma... E invece non cercavo di capire che cacchio lo fa. Invece mi vieni dietro. Portatemi un cornetto, portatemi un bicchiere. Senti, d'acqua, senti, lo senti pure tu, Rosario? Sì, sì, vabbè, ma mi ricaccio, deve lavorare, quindi deve un po' parlare da solo. Povero mitino. Caro Miti, ti scrivo. Il pomeriggio raccolgo merda. È proprio una giornata. No, in me. No, è Pozzetto, chi è? Bravo. È proprio come il castagno. Lì mi avete rimasto 40 anni qui a seminare. Me ne vado in città. Mi sono rotto. Che voglio andare al mare? Va là, va là, va là. Ma io ne potrei caricare pure una tonna. Una volta ho fatto un carico assurdo di balle in una serie. Te, ma che roba, va. Tucca tucca. Ma neanche mi dicaccio è capace. Ora attacco l'indicatore di porche. Così almeno. Occhio che quello indicato stanno le. Lo stanno i maial. Esatto. Attivo l'indicatore di porche, così almeno mi fanno compagnia, non sono solo. Ma io lo fo che non fono folo, Miti. Io sono con la terra. Andi, ce ne carico un altro, è buona. Ce ne mancano una, due, tre, quattro, cinque dopo quella. Vabbè, poi andiamo avanti la prossima volta che vedo che il tempo è volato. Cinque, scorre. Due, quattro, due, quattro, sei ne vedo. E qui sì, almeno altre sei. Vabbè, ma io tutte quante riesco a caricarle qua sopra, ma che te pare? Sì, ma il tempo è tirannov, ragazzi. Ricordatelo, tir. Vieni qua, compa, dai, per ora riposati, poi nel prossimo gameplay te lo continui, dai. Vieni qua, fai tab. Allora, e concludiamo questo secondo gameplay sulla Chamber Valley. Ragazzuoli, noi speriamo che il gameplay vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate i canali di Miticaccio e Roby Mel. In descrizione trovate anche un link che vi permette di comprare questo gioco e tanti altri scontati. E anche Farming 22, che come sapete esce ormai tra un mesetto circa. E niente, i miei social e così via. Io mi sono intanto incastrato, vabbè. Allora, oh, e lasciami. Quindi a questo punto che dirvi, ragazzuoli? Vi salutiamo, ciao alla prossima raga, ciao ciao, 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 salvate un povero Miticaccio, ciao, ciao.